Buongiorno, allora oggi in questo video vi mostro come si collegano gli impianti condominiali, in questo caso trifamiliari, nel caso in cui un appartamento vuole avere due monitor. Come bisognerà fare il collegamento? Velocemente. Tasto pulsantiera, eccolo qui, quattro fili vanno collegati al monitor. Leggermente faccio perché se si spostano i fili poi farà falso contatto. Allora, i monitor hanno questi cinque ingressi sul retro, ok? Questi due a sinistra, togliamo un attimo l'elettricità. Questi due a sinistra sono dedicati per le pulsantiere. In questo caso ci sta una sola pulsantiera, se ne posso mettere addirittura due. Questo qui centrale, 15 volts, cosa ha scritto? Non va utilizzato perché è una tensione in uscita e ignoriamolo totalmente. Questi due qui sono gli ingressi che ci interessano a noi per il collegamento al monitor successivo. Quindi, come abbiamo visto, qui parte il cavetto e arriverà a quest'altro monitor. Dove andrà collegato? Andrà collegato solo lato destro, perché questi qua sono per le pulsantiere e qua non ci interessano proprio. Lato destro, questo indifferenti. Questi monitor hanno la regolazione qui, che regolano sia la suoneria che il volume di conversazione, oltre luminosità e colore. In questo caso è tutto basso, perché altrimenti l'audio della suoneria molto alto rientrerà nell'altoparlante e farà il cosiddetto feedback, cioè un fastidioso rumore, un fischio che dà problemi. Allora, diamo corrente. Questo qui è lo standby. Testiamo la suoneria dall'esterno. Bussiamo. I due monitor si accendono entrambi, suonano, noi rispondiamo da qui col tasto tuo, abbiamo risposto, quindi qui il microfonino, parliamo da quest'altro lato, possiamo dire si sentirà. Stesso discorso così, se sentite l'audio basso andate a regolare l'audio qui, alzate. Abbiamo parlato, apriamo la serratura e poi spegniamo. Adesso siamo di nuovo in stand-by. Cosa potrebbe accadere? Insomma, l'altra funzione che ci interessa, l'interchiamata. Siamo al primo piano e vogliamo chiamare il secondo piano. Basta premere questo. L'altro monitor suonerà, vi faccio vedere fino a che avviene la risposta. Non si accende la telecamera, quindi non si sente, però comunicherete fra di voi all'interno, senza farvi sentire all'esterno. Dopodiché, questo qui sta acceso con due, si preme il tasto centrale e si spegne un'altra volta. E il monitor sarà di nuovo in stand-by in attesa di chiamata. Questo è tutto quello che dovete fare. Fate attenzione a questi collegamenti e se avete dei dubbi, basta contattarci. Grazie.